La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Di chi stiamo parlando? Dei rogazionisti. E noi abbiamo due operai pronti in collegamento Skype, sono due amici carissimi miei che abbiamo avuto modo di conoscere proprio all'inizio della carriera televisiva. Sono padre Giovanni Sanavio e padre Pasquale Albisini. Bentrovati! Ciao! Ciao Anna! Ciao! Io oggi non corro il rischio di sbagliare il nome, tanto ci siete tutti e due contemporaneamente collegati, perché questo era un difetto che avevo allora, non so se vi ricordate. Vi ricordate quando facevamo la rassegna stampa vocazionale in onda su Padre Pio TV? Io sì, con molto piacere e molta gioia. A voglia che ci ricordiamo. Allora, adesso vi trovate esattamente a Roma, vi abbiamo intercettati perché rogazionisti. Noi stiamo parlando un po' di questi movimenti, questi ordini, queste associazioni ecclesiali e vogliamo insomma recuperare anche i rogazionisti che abbiamo a cuore. Un certo Sant'Annibale Maria di Francia ha avuto un'esperienza umana, spirituale e apostolica e sotto la guida dello Spirito Santo ha pensato insomma di farvi nascere. Com'è nata la vostra vocazione nei rogazionisti? Uno dei due, chi vuole cominciare? È indifferente, abbiamo pochi minuti, come sapete. Io così mi tolgo subito il dente, dai. Va bene, padre Pasquale. Allora, diciamo che quando ho finito la maturità e stavo per scegliere l'università, anzi ero già andato a Siena perché volevo fare storia con indirizzo medievale, pensa un po'. Sì. E in quell'epoca proprio è iniziata un'inquietudine, proprio sotto la maturità è iniziata un'inquietudine e con una guida spirituale ho tentato varie strade, a dire la verità, anche con altre congregazioni, con altri ordini e si sono chiuse in qualche modo, non hanno avuto un seguito. Questa che non avevo scelto tra i rogazionisti è venuta fuori, io neanche li conoscevo e diciamo che all'inizio mi chiamavano la vocazione verde perché li avevo scoperti col numero verde vocazionale, quello è stato il primissimo approccio. Poi da lì ho conosciuto i primi animatori vocazionali, mi hanno seguito per un po' e poi ho iniziato l'esperienza. Ecco, tecnicamente è iniziata così, diciamo. Poi durante il cammino è scoppiata, diciamo, la passione e l'innamoramento per il carisma rogazionista. È andata così, diciamo, in pochi minuti. Eh sì, ovviamente noi dobbiamo cercare di sintetizzare. Ovviamente non c'è stato pentimento, anzi un innamoramento che continua con gli anni. Tu adesso sei superiore e parroco, non lo dovevamo dire, ma siete prima di tutto operai nella messa del Signore. Siamo tutti operai allo stesso livello. Ho fatto apposta. Allora passo da... Una cosa posso dire, che diciamo il legame con la famiglia rogazionista, sì, il legame affettivo, proprio quello che una volta chiamava l'attaccamento, a me non piace molto come termine, ma l'amore per la propria famiglia, la passione per il carisma è cresciuto proprio quando mi sono state date delle responsabilità. Ecco, quello mi ha molto legato alla mia famiglia religiosa e al carisma. Quindi il dover, diciamo, tra virgolette, anche gestire, essere responsabile delle persone, questa è una cosa molto bella che volevo dire. Eh sì, in effetti poi si assume anche più consapevolezza di quello che si è, non soltanto... Esatto. Allora, passo da padre Giovanni, anche perché abbiamo poco tempo. Invece, a te com'è successo l'innamoramento? Cosa c'è stato? È stata una storia lunga, diciamo, perché come avevo già detto in passato, la mia vocazione nasce col tempo frequentando i padri rogazionisti. Entrato in seminario a 11 anni, ho fatto le medie e il liceo insieme ai padri rogazionisti e lì ho scoperto una famiglia più grande, nella quale le dinamiche erano uguali a quelle della famiglia mia di origine. Quattro figli, questa è la mia famiglia di origine, mi sono ritrovato ad avere 60 fratelli, ecco,
qui vicino a Roma, dove ho fatto il liceo. E la pazienza soprattutto e la sopportazione dei padri mi hanno fatto sentire davvero come se non ci fosse stata, non si fosse spezzato nessun legame. E allora mi sono sentito a mio agio e piano piano ecco, ho percepito che lì potevo costruire anche la mia famiglia. Una famiglia che poi col tempo, come diceva padre Pasquale, mi ha affidato anche degli incarichi che ho fatto volentieri e che oggi mi ha portato vicino a padre Pasquale. Ecco, infatti noi ti abbiamo intercettato durante il, insomma, in passato, anche in Polonia, eri lì per un periodo e quindi ti abbiamo raggiunto grazie a questi mezzi tecnologici. Padre Pasquale, quando tu parlavi di pazienza annuiva, evidentemente ce n'è ancora bisogno con padre Giovanni, padre Pasquale? Sì, sì, ma neanche tanta lui nei miei confronti. È una famiglia numerosa. Gli operai del Vangelo devono sempre rimboccarsi le maniche di fronte alle emergenze, alle situazioni particolari che ogni giorno ti capitano, soprattutto in una parrocchia. Eh sì, immaginiamo, la famiglia è numerosa, una famiglia allargata nel senso positivo del termine. La missione, poi chiudiamo, cosa portate avanti, cosa portano avanti i rogazionisti, in breve? Allora, guarda, io la riassumerei con queste due parole, supplica e poveri. La supplica che ti porta ad abbassarti fino a terra per chiedere gli operai, che non sono un bene accessorio, sono una necessità per il regno di Dio, no? Per la Chiesa. E quando stai a terra, lì incontri quelli che già ci sono a terra, che sono i poveri, i mendicanti. E non a caso la parola del Vangelo del Rogate, quando dice appunto supplicate il Signore della Messe, nell'originale è la stessa parola che si usa sia colui che supplica a Dio e sia colui che mendica il pane. E quindi questo binomio, diciamo, no? Preghiera e poveri, io credo che ci caratterizza come rogazionisti, e anche noi in parrocchia cerchiamo di non dividerla mai, ecco. E infatti sono impegnati nelle opere di carità, nell'educazione dei fanciulli e dei giovani, specialmente poveri e abbandonati. Ultimamente la povertà è un po' cambiata e sicuramente aumentata. Voi lo riscontrate questo, visto anche il periodo da cui stiamo cercando di uscire? Padre Giovanni? Certamente le povertà sono cambiate. Anche certe denominazioni delle nostre opere, da orfanotrofio a istituto, eccetera, sono state cambiate. Oggi però c'è da dire questo: nonostante l'emergenza della pandemia, si riscoprono i valori essenziali. Nella nostra parrocchia vediamo miracoli di conversione, vediamo persone che si riavvicinano scoprendo che quello che era essenziale, stava sotto i loro occhi e non lo conoscevano a sufficienza. I nostri interventi diventano sempre più di evangelizzazione, come quella dei primi tempi, ed è qualcosa che ti ricarica tantissimo e che ti spinge ad essere sempre più implorante, come diceva padre Pasquale, dei buoni operai, di chi si accorge di tutto questo e dà risposte concrete. Ed è sempre bello, insomma, sapere che c'è qualcuno che si accorge di tutte queste realtà così delicate e così importanti. Allora, io vi ringrazio e spero davvero con tutto il cuore di ritrovarvi nel prossimo futuro, magari con più tempo a disposizione, perché vogliamo, insomma, conoscere bene tutto quello che si fa nella Chiesa, per i poveri, per i sofferenti, cosa fanno i rogazionisti, come vivono, insomma abbiamo tanto ancora da raccontarci, però ecco, ci prenotiamo per un futuro molto vicino. Grazie padre Pasquale, grazie padre Giovanni di cuore. Prego, ci grazie vediamo. Grazie a te, ciao, grazie. Grazie, una preghiera per voi e altrettanto, insomma, da questa parte. Allora ci fermiamo ancora qualche istante, ma continuiamo.